Con Roberto Sartori, presidente dell'Associazione Agrimercato, apicoltore, produttore di miele, consigliere di Coldiretti Genova, in collegamento telefonico con noi. Buongiorno. Buongiorno. Partiamo da qui. Il caso è un caso di cronaca, naturalmente, che raccontiamo adesso, avvenuto nella giornata di ieri a Bogliasco. Siamo nella zona di Pontetto, dove appunto sono intervenuti i vigili del fuoco, ma questo ci riporta a una situazione che già conoscevamo, ci preoccupa nuovamente per l'arrivo dei nidi di Vespa velutina in Liguria. Che cosa accade e perché sono pericolosi? Allora, in questo momento siamo leggermente indietro rispetto all'anno scorso. Ho fatto un po' il punto della situazione ieri con colleghi, in Val Bisagno c'è presenza di Vespa velutina già in diversi posti, ne ho visto una anche nella mia Piaria, proprio banchieri. Come nidi invece non ne sono stati ancora avvistati. Diciamo che sul Levante c'era più possibilità, c'erano più nidi l'anno scorso, quindi più presenza. E logicamente si troveranno poi nelle abitazioni, eccetera. Quello che sta succedendo a Spezia praticamente, perché la velutina cerca l'acqua e quindi è presente vicino o al mare o ai fiumi. E quello che è successo ieri a Bogliasco, infatti, come vedi, da vicino al mare si sono attaccati a un cornicione, perché non sempre vanno sugli alberi. E la pericolosità è, purtroppo, la velutina, una puntura per un allergico può essere letale, ma nello stesso tempo basterebbero anche qualche puntura per una persona normale che possa dare dei problemi, soprattutto se vanno a fare un nido nei cespugli, eccetera, in qualsiasi hobbista che pulisce il giardino, eccetera, può andarci dentro col decespugliatore senza vederlo e poi trovarsi in brutte situazioni. L'allarme di Vespa velutina viene raccontata anche poco, Sartori, se ne parla davvero poco, soprattutto si parla poco della loro pericolosità per l'uomo. E poi c'è anche tutto il problema, ovvero quanto la Vespa velutina nuoccia invece alle api. Sì, purtroppo sì, se ne sta parlando poco. Sono uscito con diversi comunicati lo scorso anno proprio per questo, soprattutto per le api, perché ci sarà la distruzione di parecchi apiari e nella zona, diciamo, di Imperi, eccetera, tanti hanno già smesso, perché sono i primi che l'hanno importato dalla Francia e quindi praticamente sono i primi che hanno un po' più di esperienza. Poi è finita a Spezia, pensavamo a Genova di essere indenni, invece da un anno e mezzo a sta parte oramai siamo messi non male come gli altri, ma anche noi. E la pericolosità per l'uomo finora non è stata, c'è pochi articoli, però in Francia sono stati alcuni decessi proprio per il punture di velutina. Sartori, le chiedo anche, all'interno di questi nidi, cioè quanti esemplari ci sono e che cosa accade se questi nidi vengono toccati? Così diamo anche delle informazioni sulla sicurezza ai nostri telespettatori. Allora, il nido, a differenza di quello del calabrone, il nido della velutina è impermeabile. Infatti i calabroni normali vanno a fare i nidi sotto i tetti, cioè a riparo dall'acqua. La velutina invece fa un nido bellissimo, fantastico, cioè sono veramente delle opere d'arte. E hanno dei piani, ogni piano praticamente c'è dentro 1000 velutine. E un nido, diciamo, di quelli grossi può contenere tranquillamente 20.000-30.000 velutine. Consideri che ci sono dei nidi che sono anche di diametro di un metro e mezzo, sono cose veramente mastodontiche. E quindi la pericolosità, logicamente, io consiglio di non avvicinarsi, di chiamare comunque la protezione civile. Poi stiamo formando delle squadre di neutralizzatori, più o meno adesso su Genova dovremmo esserci in 2 o 3. Non abbiamo ancora le attrezzature, però abbiamo fatto il corso con la regione, quindi ci stiamo muovendo, diciamo attrezzando. Sono molti anni, Sartori, che queste vespe velutine sono arrivate in Italia dall'Asia e anche in particolare in Liguria, tanto che ne parliamo sempre in questo periodo dell'anno. Che cosa è stato fatto, certo, per provare a contrastarle? Allora, l'unico sistema che si può fare, quello che sto facendo anche stamattina, che sono in un apiario, e fare del trappolaggio con la lattina di birra. Praticamente si prendono delle bottiglie vuote d'acqua minerale da Coca-Cola col tappo giallo, con quel tip trap,
e si scende dentro una lattina di birra. L'unico sistema che abbiamo per poterle combattere è il trappolaggio. Si fa in primavera se in autunno. In primavera praticamente si riesce a trappolare le regine che sono svernate, appena uscite, già di meno sul territorio. In autunno, a differenza delle api, che le api praticamente vanno in, c'è la famiglia sempre normale che con la regina, le operaie e qualche fuco che sverna, la velutina a ottobre quando fa la covata invernale sono tutte regine, quindi praticamente la maggior parte si nascono, da studi hanno visto praticamente i cilindri nido contando le larve dentro eccetera, a Torino che praticamente su 1000 esemplari c'erano 600 regine, per capirci. E quindi 600 regine significano 600 nidi, da un nido che si sviluppa ne possono uscire a 600, cioè la cosa è molto... Poi qualcuno si perde per strada per l'inverno, per il freddo eccetera, però consideri che comunque solo che il 10% abbiamo già, da una volta che c'è un nido che ne trovi 60, l'anno dopo che ne trovi 600. Sono tantissime e davvero pericolose, intanto lo ringrazio per averci dato queste informazioni. Le chiederei in chiusura di ridare, lo abbiamo già un po' detto nel corso di questa intervista, ma di ridare in pochi secondi anche le informazioni utili. Se io, residente, cittadino, mi accorgo di avere, o come è accaduto a Bogliasco, oppure come in altri casi magari di vedere dall'esterno a casa un nido di vespe, magari io non capisco neanche che si tratti di vespa velutina, che cosa devo fare e in che modo mi proteggo? Allora, la differenza dal calabrone, per capirci intanto, questo magari non l'ho detto, il calabrone ha un'entrata da sotto praticamente, da sotto il nido entrano i calabroni normali, la vespa cabra, la velutina entra lateralmente proprio perché il nido, come ho detto, sta in temperie. E normalmente vicino al buco del nido fa una protuberanza, diciamo come un pezzo di rametto, dove si posano, fa il pardellino, dove si posano per poter entrare dentro il nido. Comunque il consiglio che do, se vedete dei nidi particolari, di chiamare la protezione civile oppure qualche associazione di apicoltori e poi noi ci metteremo in moto oppure la protezione civile. I pompieri e la protezione civile intervengono solo nel caso ci sia dell'incolumità con pericolo con le persone, perché se no loro non intervengo. Grazie Roberto Sartori, apicoltore, consigliere di Coldiretti Genova, grazie davvero per queste informazioni.